di iniziare quel video volevo dirvi che finalmente ci vediamo! Precisamente il 1° marzo a Torre del Greco in provincia di Napoli, in via Roma 49. Ci potremo dare tantissimi abbracci, scattare tantissime foto. Vi aspetto. Ah! Chi è lei? Chi è? Sono il signor Maschera. Signor Maschera, mi scusi, ecco, per caso lei ha visto passare Veronica e Federica da queste parti? No, sicura? Davvero? Cioè, non ha visto neanche due ragazzine piccoline che camminano da queste parti? Ho soltanto appena visto una persona stupida che ha soltanto perso tempo perché non ho visto nessuno e mi ha disturbato. Ok, mi scusi, me ne vado, salve. Non lo so, visto Femini, ma quel signor Maschera qualcosa che non va. Qualcosa di familiare, però pure non riesco a capire. Oh, aspetta un attimo. Quella era Veronica! Veronica, vieni qua! Maledizione! Veronica! No, dove è andata? Dove è finita? È scomparsa di nuovo! Maledizione! Che c'è, Vera? Hai sentito dei rumori qua fuori? Vi ho trovate! Ah, mi dispiace, inutile. Maschera, ho incontrato prima il signor Maschera, dov'è? Eri tu il signor Maschera, non sono così stupido, no, capito? Ma magari mai. La prima volta sì, però la seconda volta aspetta. Non capito. No, ma quando mai? Sì. Dove vai? Ti ho presa, mi dispiace, sei in trappola, ti ho presa. No, Federica ci ha chiuso fuori al balcone. Dai, no, Federica, aprici. Dov'è? Federica se n'è andata. No, dai, non voglio stare qua fuori, fa freddo. Dai, stai qua vicino? No. Federica, apri. Ma dove sta? Non ci sta manco qui. Eccola. Dove? Apri, dai, ti do le caramelle. Dai, aprici, per favore. Dai. No, dai, non fare così. Ecco, apri, grazie mille. Grazie. No, ma che cavolo. Dai, non mi lasciare qua fuori. Maledizione, Vera. Dai, apri per la porta. Faccio tutto quello che volete. Faccio tutto quello che volete. Dai. Dai. No, è la mia ciabatte, dai. No. Meno male, eccoci di nuovo qui come prima e adesso usciamo. Vera, hai qualche piano per sconfiggere la strega? La finite di ballare voi due. Voi due siete assolutamente pazzi, capito? Ma siamo Vera Veronica. No, aspetta, però è vero, io mi chiamo Vittorio, lei si chiama Vera e lei si chiama Veronica, tutti con famiglia. La B. Tu invece sei l'unica che si chiama Federica con la F. dai, ma perché mi hai scritto sopra la mano? Uffa. Mi chiamo... Aspetta, mo mi asciugo vicino a te. No, dai, no. Ti dipingo la maglia. No, posa questo stupido pennarello. Posalo, è un idiota questo pennarello. Buttalo via. Questa secondo te è una banana. Cioè, secondo voi questa è una banana. Dove assomiglia una banana? Non ci sei neanche per da lontano. Una banana. Sai cos'è una banana? Guarda. Questa è una banana, vedi? Perché è gialla? Vedi, questa è una banana, non quella cosa che hai disegnato. Guarda. Mi avete fatto prendere una cavolo di paura. Pensavo che la strega mi avesse rapito. Che cavolo. Ma. Ehi, non rubate le mie caramelle. Dai, le mie caramelle sono mie, mi dispiace. Queste qua. Qua non le potete avere perché sono tutte quante mie. Dai, no, le stai facendo vedere tutte quante per terra. No, sono tutte le caramelle per terra. Prendile prima che le mangi Vera. No, queste qua sono mie, dammele le caramelle. No, ecco, questi pietoni super puzzolenti, dai. Dammi le caramelle, grazie. Sono mie. Ti faccio il solletico allora. Solletico. Dai, che state dicendo? Oh, volevo sapere pure io. Che cosa? Dai. Ma... tu che cavolo hai fatto con la bacchetta magica? Prima hai evocato la strega. E adesso cosa succederà? Verrà la strega, vedi? Io lo sapevo. Io prima l'ho sentita pure ridere a quella. Adesso sta venendo qua. È tutta colpa tua. Colpa tua. Sarà la strega. Dove? Andiamo. Hai visto la strega? Dove? No. Sai che fa questo rumore? No, ragazzi, ho paura di andare là. È tutto silenzioso. Sta aprendo la porta. Sì. Dove? È tutto troppo silenzioso, ho paura. Chi è che no. Fa a vedere? Vai tu. Vado a vedere io? Marco, è più alto.
Ah! Che paura, vera? Pensavo fosse una strega. Un attimo fuori, c'è Tronchi. È tutto troppo silenzioso. Questa cosa mi fa un pochino paura. Enrico, cos'è? No, ho paura, sta venendo qualcuno. No, tu stai qua. Sì, lasciami da qua. Fede, dove sei finita? Che c'è? Dai, coraggio, andiamo a vedere. Facciamoci coraggio. Allora, io non vedo niente adesso per il momento, però non lo so. E io andrei a vedere in cameretta mia. Andiamo a vedere in cameretta mia, vediamo se ci sta qualcosa. Coraggio, venite qua. Aspetta, un silenzio, silenzio. Dai, andiamo a vedere in cameretta mia se c'è qualcosa. Stava cercando qualcosa dell'armadio. Cosa stava cercando? Ma sta venendo qua? Non credo che stia venendo qua. Cioè, dove? No, no, è rimasta in cameretta. Ma aspetta, sta cercando la bacchetta magica. Sta cercando la bacchetta magica, quella di... Dove sta la bacchetta? Io non lo so. Aspetta, dove? Eccola. Dove? Shh, vado a vedere. Ok. Sì, vado a vedere. Vado a controllare. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. Hai sentito? Sì. Ha chiuso l'armadio forse. La cameretta. Ma come? Mi prenderei paura. Ho paura, oh mammina, oh zietto, ho paura. L'ho vista. Vieni qua, ho paura. Sta venendo. Giù. Magica. Sta qua. Diamogliela. No, non gliela dare. Ma sei impazzita. Non gli dare. Ma gli hai dato una bacchetta magica. Ma tu sei fuori di testa. Tu ti sei bevuto il cervello. Che cosa hai in testa? Le noccioline. Perché hai dato la bacchetta magica? Guarda, ti permetti, secondo me. Adesso cosa? Io ce la dovevo dare, ma così ce la lascio stare. No, adesso ci trasformerai negli animali. No, io non voglio essere trasformato in una salsiccia. Non voglio essere trasformato in nulla, voglio essere Vittorio. Sono così bello. Era stato trasformato forse in un cane dalla strega. Zampa, vera. Basta i fagioli, con la pasta. Io ricotta e ti mangio la ricotta è salata e ti mangio l'insalata. Bene, io vado a lanciare questo topo alla strega, così si prende le brutte malattie. Adesso ci penso io a questa stupida strega. Sì, aspettate qua, adesso me la vedo io con questa strega. Vediamo un attimo, dove è andata la strega? Strega, dove sei finita? Ah, esci fuori! Ti faccio vedere il mio topolino, questo qua, bellissimo. Aspetta, vediamo dove è andata a finire. Vediamo dove è andata la strega. Il balcone è aperto. Può darsi che sia andata fuori, cosa dite? Secondo voi è fuori? O magari è soltanto una trappola questa qua. E magari si è trovata da qualche altra parte. Topolino, che cosa dici? Dov'è la strega? Sei un tipo di poche parole, vero? Cosa? Cosa stai dicendo? Stai dicendo che secondo te è qua vicino la strega? Sì. Ma io non la vedo, sei impazzito. Tu
pure tu sei un pochino pazzarello, eh? Sì, 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 orecchione, orecchione. Sì, salve, strega, dove vengo da lei? Aspetta un attimo, ma... forse direi che è il tempo di... Veronica! Aiuto! Aiuto, Veronica! La strega mi ha preso! La strega mi ha preso! Ah! Aiuto, aiuto! Oh, dove andate? Aiutatemi, maledizione! No, no, signora strega, io le assicuro che faccio il bravo, capito? Faccio il bravo! No, 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 non faccio niente con questa bacchetta! No, non lo faccio, non lo faccio!